Bentornati e ben ritrovati a Tempi dei Lupi, il programma che le vecchiette utilizzano per accordare l'amplifon e per spaventare i nipotini che non vogliono dormire. Se non fai la nanna, viene il conduttore di Tempi dei Lupi. Dunque, lasciate che vi introduca questa puntata con un simpatico gioco di parole. Questa sera l'argomento sarà stupefacente, infatti parleremo di cannabis. Ora, tolto il gioco di parole, cerchiamo di essere seri, perché quello della cannabis è un tema che in Italia manda le persone ai matti. Ci sono alcuni argomenti che in questo paese spengono i neuroni di chi li va ad affrontare, ad esempio la cannabis, appunto, ad esempio la Juventus, ad esempio altro grande tema di discussione, Jovanotti. Ecco, allora io vi prometto che cercherò di parlarne in maniera seria e coscienziosa, a partire da uno spoiler: la notizia di alcuni giorni fa della sentenza della Cassazione che ha proibito i derivati della cannabis. Però adesso ci arriviamo facendo un percorso con un potente flashback con i mezzi di Tempi da Lupi. Allora, innanzitutto nel 2016 viene approvata la legge per la produzione della cannabis light, per la produzione. Attenzione, non per la commercializzazione. Sostanzialmente, come se la legge avesse detto: si può fare il latte, però se poi vuoi fare il lattaglio devi pregare Dio che ti vada sempre bene. Nel 2018 cosa succede? Arriva a Macerata il questore Antonio Pignataro, che è questo bell'uomo che stiamo vedendo insieme, che praticamente è Rex Banner, il personaggio dei Simpson che venne chiamato in una puntata per sbaragliare il barone birra, che era Homer, che produceva birra e la vendeva illegalmente. Ora, cosa fa Rex Banner Pignataro? Chiude alcuni cannabis shop che erano nati dopo la legge e arriva fino alla Cassazione con questo gesto. Cosa succede? Che alcuni mesi fa la Cassazione si esprime sulla cannabis light dicendo: è ovvio che risulta del tutto ovvio che se la puoi produrre la puoi anche vendere, non fateci perdere tempo con queste sciocchezzuole, che non so se lo sapete, ma i giudici di Cassazione parlano in questo modo, ed erano tutti felici e contenti, si poteva continuare ad andare avanti con la vendita, eccetera. Salvo poi arrivare al colpo di scena finale. Pochi giorni fa, appunto, arriva la nuova sentenza della Cassazione a sezione unite, che prende la Cassazione super mega più, che dice: proibisce la cannabis light, dicono i titoli dei giornali. Però cerchiamo di dirlo meglio. Esattamente, la Cassazione dice che la cannabis light si può usare nel settore tessile, si può usare nel settore, leggo, della cosmetica, in quello della bioedilizia, eccetera, e non si può vendere se deve essere fumata a meno che non abbia effetti droganti. Quindi andiamo a leggere nel dettaglio la sentenza, che dice: se in concreto è priva di efficacia drogante, si può vendere anche il derivato della cannabis. Quindi sostanzialmente la cannabis te la puoi mettere in faccia, la puoi indossare, la puoi usare come isolante, ma non te la puoi fumare in santa pace. Ora, un giornale seriamente per me dovrebbe titolare, dopo una cosa del genere: amica Cassazione, è evidente che se light non ha quella efficacia drogante, è sotto lo 0,6% richiesto dalla legge, quindi cosa è cambiato? Nulla. Ma in realtà i giornali in Italia, l'informazione in generale, l'ha buttata in una caciara pazzesca, e qui cerchiamo di fare ordine, vediamo cosa è successo. C'è chi ha commentato in questo modo: la Cassazione stoppa la cannabis in modo da mandare a rischio una filiera che vale 150 milioni di euro. Così come c'è chi ha puntato sull'aspetto del favore che si fa alla mafia, che insomma su queste cose ci marcia, e poi c'è invece chi ha esultato, come il ministro, che è contro qualsiasi droga, anche se definire un prodotto che ha pochissimo THC una droga è, insomma, ci vuole un grande fantasia, ma il nostro ministro è molto fantasioso. E infine qualcheduno ha apprezzato come la Cassazione sia andata a portare l'acqua con le orecchie al potente di turno, come si fa sempre in Italia. Quello lo apprezzo anche io. Se mi facesse guadagnare quanto un giudice di Cassazione, lo farei tutti i giorni. Però cerchiamo, insomma, di andare a guardare le cose come sono nella pratica. Quella frasetta, a meno che non abbia efficacia drogante, fa sì che in realtà non cambi niente di particolare. Per cui per i venditori che sono preoccupati e si chiedono: ma adesso cosa succede se arriva la polizia, vuole fare un sequestro, eccetera? È molto semplice, amici miei. Se la sostanza è sotto lo 0,6%, come prima, vi restituiscono il prodotto. Se è sopra, chiaramente, come dice la legge, si mette su Bob Marley
e la polizia, come sempre prevede il regolamento, se la fuma un po' e poi la va a distruggere, come è sempre stato. Quindi sostanzialmente, in definitiva, non cambia niente. A quel punto bisognerebbe puntare di più su cosa dovrebbe cambiare. Beh, cosa dovrebbe cambiare? L'informazione, ad esempio. Sulla cannabis light se ne è sentito di tutti i colori. Vediamo qualcuno che ha detto addirittura che spalanca le porte alla devastazione sociale. Ma magari non è così forte. Cioè, qualcuno ha anche detto in politica che assommando tantissime quantità, un grandissimo numero di cannabis light, si arriva ad avere una canna classica, vera e propria, illegale. Però se uno deve spendere 300 euro per farsi una fumata, dico io, ci sono metodi più intelligenti per spendere questi soldi, tipo farsi una serata col proprio partner, andare a mangiare del sushi annaffiato da parecchio vino, farsi un bel percorso ayurvedico con il massaggio, e quando già sei bello che rilassato, bam, ti spari in TV 12 ore di replica in loop di Pamela Prati dalla D'Urso e vedi se non hai effetti sconvolgenti e stupefacenti. Insomma, dico questo perché ci sono modi migliori per sballarsi. Non è che le persone impazziscono l'idea di spendere così tanto per farsi di droga legale. Quindi il problema è sostanzialmente politico. Insomma, c'è il ministro che, torniamo a dirlo, dice di essere a favore del divertimento sano, cioè quel bel divertimento dato dal mangiare continuamente cibo insalubre o andare al Papiete Beach di Milano Marittima con i mojito in mano, e insomma l'espressione evidente del divertimento sano. A parte le battute, questo rimane un problema politico, perché al di là di quello che dica una sentenza, se un ministro dice che non si fa più, non si può più vendere la cannabis light, vanno in fumo 500 ettari di produzione cannabinoide. Chiaramente vanno in fumo, qualcuno potrebbe anche esultare, ma non è una notizia da prendere alla lettera. Cioè, bisogna risolvere il problema andando a fondo, andando a scavare su come trovare una soluzione alternativa. Siamo nel pallone, non siamo sicuri di come andrà a finire la storia? Dico io, ci sono altri metodi per sballarsi. Ad esempio, iniziamo a imparare a scrivere come i medici. Ci sono dei metodi, ci sono delle tecniche che si possono trovare su internet. Vediamo insieme l'alfabeto medico, io stesso mi sto allenando copiando gli scarabocchi dei miei nipoti sui fogli. Perché? Perché solo il medico può prescrivere la cannabis farmaceutica, quella proprio a scopo terapeutico, che invece è molto forte, molto più forte di quella light. Buttiamoci sul commercio illegale delle ricette dei medici. Oppure ancora, cosa fare? Beh, attrezziamoci con un sistema di carrucole, pulegge e ingranaggi nei nostri locali di cannabis shop, come appunto una puntata di Rex Banner in cui il locale di Bo diventava un negozio di animali. In Italia potremmo farlo diventare una sede di Casa Pound occupata abusivamente, che lì la polizia proprio non ci mette piede. E poi ricordiamoci che la cannabis ha mille usi, non ha solo quell'uso lì, c'ha appunto l'uso tessile, per cui buttiamoci sulla vendita di abiti, ballerine fatte di canapa, abitini a fiori con fiori di canapa, eccetera. Ci riportiamo a casa, eventualmente ce li sbricioliamo, li mettiamo in un room e allegria. Uno dice, beh, non si può fare, ho capito, però io con quello che indosso faccio quello che mi pare. Cioè, io non critico chi indossa cose così a casaccio, e le persone dovrebbero lasciarmi la libertà di fare quello che voglio con i miei abiti. E infine fare gruppo, fare sistema e chiedere rimborso se proprio ci chiudono il locale. D'altronde hanno dato voce ai gruppi di terapeutisti, perché non dovrebbero darlo a noi che facciamo o vendiamo la cannabis light, dico io. Ora, a parte questi suggerimenti che danno gli esperti, ci sarebbe quello mio personale, che riguarda la magistratura. Sarebbe bello poter andare dai giudici, chiaramente di Cassazione, far assaggiare loro prima la cannabis light e poi quella reale forte, mai il contrario, prima la light e poi quella forte, e dire: la sentite la differenza? Se non la sentite, forse ne avete fatto un uso sbagliato. E con questo io vi saluto, e se me la fanno fare, ci vediamo alla prossima puntata.